Un saluto a tutti gli amici di Tutto Spinning e Mosca, e oggi siamo qui per l'ultimo di questi video dedicati un po' ai regali di compleanno che mi sono voluto fare per la pesca a mosca, parliamo così, quindi l'ultimo dei video test dove unboxiamo e andiamo a provare. Parliamo un po' di canne da pesca, perché infatti mi sono comprato ben due canne della stessa serie Division. Sto parlando della serie Vapa. La serie Vapa Division è una serie molto completa. Come è per il Kalu, non è sicuramente la serie entry, le più entry level Division, ma è comunque una serie di un gradino un pochino più sopra. Stiamo parlando infatti di canne che vanno dai 169 euro a qualcosa a salire più o meno di spesa. Ma è, a mio avviso, forse la serie dal miglior rapporto qualità-prezzo del marchio finlandese. Ne sono talmente convinto tanto che ne ho prese ben due, una 10 piedi coda 3 come quella che ho qui in mano per la pesca a ninfa e una 7 piedi coda 3 per la pesca a secca. Invece, per l'occasione, è inutile che andiamo ad unboxare entrambe le canne, andrò ad aprire solo la 10 piedi coda 3, che a mio avviso è anche quella forse un po' più richiesta dai pescatori, perché la pesca a ninfa sta spopolando tantissimo negli ultimi anni. Ma adesso bando le ciance e andiamo al tavolo per scoprirla. Molto bene, eccoci qua. Come dicevo prima, parliamo di Vision Vapa, questa serie di canne abbastanza recente, perché se non sbaglio è uscita un anno fa o forse poco più, un anno e mezzo fa, e risostituiva la cara vecchia Vipu, un'altra serie di canne molto venduta. A mio avviso questa è molto migliore rispetto alla Vision, alla Vipu. Andiamo avanti, come vediamo subito dall'esterno, canna che viene venduta con il suo fodero rigido. Qui abbiamo un fodero in materiale plastico rigido ricoperto da questa cordura color verde, verdone militare, logo Vision in verdino chiaro, quasi crema, e scritta Vapa per ridistinguere la serie. Sul tubo troviamo anche questa pratica fettuccia per poterla trasportare con due pratici di ring, se invece la vogliamo agganciare a un moschettone o ad altro. Tappi di chiusura invece in materiale plastico a nudo, con la scritta Vapa della serie, il codice della canna che ci dice anche che abbiamo una canna in 4 pezzi, VPA 4 sta per i 4 pezzi, 10 piedi, coda 3, e poi il codice a barre della canna, di cui non ce ne frega praticamente niente. Apriamo il tubo, vediamo il tubo che è ricoperto, il tappo è fatto in gomma piuma, l'abbiamo foderato in gomma piuma per avere comunque una buona resistenza agli urti, e poi cominciamo a tirare fuori il primo pezzo della canna. Attorno al manico troviamo quella che è la garanzia del mulinello da tenere quando l'acquistiamo. La garanzia della canna, scusate, da tenere quando l'acquistiamo, diciamo. Però queste scartoffie le prendiamo, le mettiamo nel cassetto e speriamo di non doverle tirare mai fuori. Tiriamo via l'elastico che teneva il foglietto e partiamo dal calcio della canna, che secondo me è anche forse la pecca un po' più del punto debole di tutta la serie. Qui abbiamo la vite, classica vite di chiusura, con questo con il mulinello, il fermamulinello che va in battuta. Ecco, questo, il fermamulinello, è fatto in materiale metallico, ma è un po' leggerino. A mio avviso potevano fare qualcosina di un po' più sostanzioso, e magari una doppia vite di chiusura non mi avrebbe fatto male, non gli avrebbe fatto male. Il mulinello comunque sta chiuso una volta serrato, però una doppia vite ci avrebbe aiutato a mantenerlo più saldamente, mentre qua magari potrebbe succedere che dobbiamo andare a stringere. Quando sui mulinelli da mosca ho avuto brutte esperienze in passato con altre canne e preferisco avere sempre la doppia ghiera di chiusura. Vedremo dopo il test in pesca se anche questo soffre di questa cosa qua. Comunque, così a prima vista, questo materiale mi sembra un po' più fragilino. Finita la ghiera, poi parte questo inserto in legno molto particolare con queste sfumature, guardate che bello, e poi parte il manico. Nella 10 piedi coda 3 troviamo questo manico a sigaro, molto sciancrato, comodo da portare in mano, veramente veramente comodo, forse un po' cortino perché non riesco, non lo so, devo provarlo in pesca per vedere come mi sento pescando, così al tavolo
non riesco ancora a dare un'impressione. Proseguiamo comunque, troviamo il ferma esca, molto comodo, con legature verdi, lucide su verde opaco, che è il colore che contraddistingue la serie, e poi le informazioni della canna, ritroviamo il logo Vision, la serie Vapa, coda 3, lunghezza 10 piedi. Il grezzo poi prosegue con questo suo verdone opaco fino ad arrivare all'innesto, innesto che è sempre colorato, liscio, non abbiamo particolari scalature o particolari innesti. Proseguiamo poi con il secondo pezzo, dove troviamo una legatura di rinforzo e troviamo anche il primo anello, che non ci è dato sapere di che casa è. Primo anello di serie classica, per poi partire con gli anelli senza pietra fino alla cima. Tutti i pezzi della canna sono contraddistinti da questo liscio opaco, colore innesti verniciati lisci opachi. E saltiamo il terzo pezzo per arrivare poi direttamente alla cima e andare a vedere un po' l'apicale. Apicale bello largo per far passare bene la nostra coda anche quando abbiamo nodi un po' più importanti. Bene. Adesso è inutile che andiamo avanti con l'unboxing così al tavolo, secondo me la cosa migliore è andare a provare la Vapa in pesca. Ci vediamo sul torrente! Ed eccoci qua, come promesso sono sul fiume per dire le mie impressioni a caldo sulla Vapa, questa canna di Vision che ho comprato, mi sono voluto regalare per il mio compleanno e di cui abbiamo già fatto l'unboxing. Come sapete, perché l'ho detto nel video di compleanno, io mi sono comprato ben due canne di questa serie. La 7 piedi coda 3, che ho acquistato principalmente per pescare nei piccoli torrenti, nei piccoli riali a mosca secca, e la 10 piedi coda 3, che invece è quella che ho messo un po' più sotto prova, sotto torchio, che è quella che ho preso per pescare a ninfa. Intanto mi distraggo perché vedo le trotte bollare sul fiume, sul torrente. La 7 piedi coda 3 l'ho provata, l'avete visto nel video, nel mio vlog in pesca sul lago Emmet. In realtà in quella volta lì non me le sono portata dietro, non tanto per pescare sul lago, perché una 7 piedi coda 3 sul lago è veramente limitante, ti fai fatica ad uscire, ma più che altro perché pensavo di tornare giù un po' prima e di poter andare a pescare nel logo a mosca secca, dove potevano esserci dei temoli. Quindi me l'ero portata dietro per quella motivazione lì, però comunque nel lago l'ho tirata fuori, l'ho provata, ci ho preso anche un afario e ho avuto l'impressione di una canna corta, molto corta. Quando la prendi in mano ti sembra veramente un giocattolino. Con la DT3 che avevo messo su ovviamente non fai la distanza, ma è impensabile, come ho detto, è impensabile pensare di fare la distanza da una 7 piedi coda 3. Soprattutto una canna del genere ha bisogno di prenderci un attimo la pratica sul lancio. Non bisogna dimenticarsi il classico lancio pum 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 pum. Bisogna proprio caricare e lanciare, frustare molto forte. Non bisogna aspettare che la coda si distende dietro, ma bisogna caricare. È un bel giocattolino con cui giocare. Io che non sono abituato a fare questo tipo di lanci, penso che ci giocherò parecchio prossimamente. Ma veniamo invece alla 10 piedi coda 3. 10 piedi coda 3 è stata la mia compagna di pesca in questa uscita mattutina qui in Val Chiavenna. L'avete visto nel mio vlog dove ho pescato, ho preso qualche bella trotella, ma in realtà l'ho già usata diverse volte, sia durante le mie vacanze di Vigno, sia durante la mia pescata di compleanno a Ponte Nossa, e ho fatto molte molte belle trotine pescando a secca. È una canna eccezionale. Sono completamente soddisfatto del mio acquisto. Penso che non ci siano altre parole da aggiungere. Con questa canna mi ci sto trovando veramente bene. Io che non sono assolutamente un esperto della pesca a ninfa, anzi sono abbastanza una chiavica, sto pescando, è già la seconda pescata che faccio con molte catture, riesco a divertirmi, riesco ad imparare a migliorare e sto veramente imparando a gestire molto meglio le mie mosche, ma soprattutto ho una buona sensibilità, per cui mi riesco a rendere conto quando le mie ninfe sono sul fondo, stanno lavorando correttamente sul fondo oppure no. E questa è una cosa molto importante, ma soprattutto riesco a sentire i pesci. E soprattutto tante volte mi capita, io che ancora non ho un occhio esperto nel seguire il bicolor magari, o nello stare attento, o spesso, e me ne sono reso conto tante volte, mi distraggo un po' dietro la GoPro, un po' a guardare le bollate in giro per il fiume, un po' tante volte mentre sto facendo la passata già guardo dove farò il prossimo lancio,
mi rendo conto che sento le mangiate in canna e riesco comunque a prendere le trote. Ho preso anche delle trote minuscole, veramente grosse così, le ho ferrate molto bene. Punto dolente, anche questa canna ha un punto dolente, ovviamente sia sulla 7 piedi coda 3 che sulla 10 piedi, tutta la serie se vogliamo ha questo punto dolente, ed è quello che avevo già detto, il collarino qua fermo mulinello. Non ha una ghiera di doppia chiusura, non ha un controdado di chiusura e il ferro con cui è fatto è un po' leggerino. Ieri stavo montando, quando stavo montando la 7 piedi coda 3, addirittura mi stava capitando di non inserire il piede del mio mulinello all'interno, ma di metterlo all'interno nel suo alloggiamento, ma di metterlo dalla parte opposta, e quasi il lamierino per poco non lo vado a stortare, meno male che me ne sono accorto per tempo. E inoltre poco fa mi sono reso conto, mentre pescavo, ho sentito un rumore, una vibrazione strana sulla canna, mi sembrava tutto regolare dalla mia mano in su, ho guardato il mulinello e il mulinello era un po' lento, infatti quella ghiera si era un po' allentata, non so se ho fatto qualcosa di sbagliato io, ho toccacciato male con la ghiera, l'ho stretta male questa mattina quando sono partito. Fatto sta che mi ha lasciato un po' perplesso questa cosa. Un controdado ci sarebbe stato tutto, signori di Vision, un controdado non vi costa niente, vi costa pochi centesimi, andatevelo a mettere, perché veramente vi perdete per così poco. La canna è un'ottima canna, ha un prezzo del tutto concorrenziale, siamo sotto i 200 euro, siamo intorno ai 170-180 euro in base alla misura della canna. È un prezzo completamente concorrenziale, come dicevo, va a scontrarsi con canne di media fascia che già ci sono in giro e che tanti utilizzano quotidianamente per pescare. Ovviamente chi pesca mosca non è che si può permettere solo ed esclusivamente canne di altissima fascia come tanti credono, ma tanti pescano con canne di queste fasce sotto i 200 euro, e questa è una signora canna che può aiutarvi, come vi ho detto, a iniziare, a progredire e anche a continuare la vostra esperienza nel mondo della pesca mosca. Toccata questa canna, vista la sensibilità che ha questa canna pescando a ninfa, adesso mi viene il dubbio di voler provare la Nymphomaniac, la canna top di Vision per la pesca a ninfa. Questo è un bel dilemma, ma sicuramente aspetterò magari il prossimo compleanno per regalarmela. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e seguitemi su Instagram e Facebook per non perdervi tutte le promozioni e tutto quello che succede in negozio. Io intanto continuo a fare due lancetti, poi vado alla macchina e vado a montare questi video per pubblicarli sul canale. Ciao!